Dato che voglio prendere la Play 5, mi serviva un monitor che avesse almeno 120 Hz. Quindi ho optato per lui. Monitor Samsung curvo in 2K da 27 pollici, 144 Hz. A mio parere è il miglior monitor come rapporto qualità-prezzo. Ma prima facciamo un passo indietro. Ed eccoci qua, è appena arrivato. Facciamo subito l'unboxing. Allora, questi non ci servono. Qua abbiamo il supporto, un altro pezzo del supporto che va messo qua così e poi vanno avvitate le due viti qua dietro. Dopodiché in questa scatola qua dovrebbero esserci i cavi vari. Ok, abbiamo il cavo HDMI e l'alimentatore. Questa non ci serve. E qua abbiamo il nostro bellissimo monitor. Ok, allora come potete vedere esteticamente è uguale a quello che ho già, solo che quello lì arriva a 60 Hz mentre questo a 144, e mentre quello lì è in Full HD questo è in 2K. Andiamo a mettere il supporto. Ok, qua mi serve un cacciavite per le due viti. Cacciavite preso. Ok, supporto montato. E adesso direi di andare a metterlo nella postazione e di collegarlo. Ok, sposto giusto un po' le varie robe per farlo stare. Ok, momentaneamente li ho messi in modo provvisorio perché devo comprare il braccio per farli stare qua al centro e quindi poi ci sarà più spazio perché i due supporti non ci saranno più, ma ci sarà un unico braccio al centro. Adesso lo collego all'alimentazione e provo ad accenderlo. Comunque dietro, per accedere alle varie porte, c'è questo coperchio che bisogna togliere e troviamo due porte HDMI, l'entrata per l'alimentazione e una porta DisplayPort. In questo caso collego il mio Mac Mini con il cavo HDMI. Questo qua è il cavo che ci danno con il monitor, abbastanza lungo. Però mi sono appena accorto che non è un cavo HDMI ma è un DisplayPort, che però io non posso usare perché il Mac Mini ha come uscita o l'HDMI o l'USB-C. Ok, allora questo switch HDMI che vi ho fatto vedere nello scorso video alla fine non mi serve più perché appunto il monitor nuovo ha due entrate HDMI, una per il Mac Mini e l'altra per la Play 4 Pro, che presto sostituirò con la 5, mentre da questo monitor qua controllo la live. Mi raccomando, seguitemi sul canale Viola, vi lascio il link in descrizione, e appunto sfrutto questo monitor qua in 2K per usare il Mac ed editare e per giocare alla Play, e la Play tra l'altro è collegata all'Elgato, quindi di conseguenza io vedo sul portatile quello che faccio sulla Play. Negli scorsi video vi avevo anche detto che volevo streamare con il Mac, però momentaneamente non mi è possibile perché non sono ancora stati ottimizzati tutti i programmi, quindi attendiamo gli aggiornamenti. E intanto uso il mio portatile per streamare. Io streamo in 1080 a 60 frame e per adesso non mi ha dato nessun tipo di problema. Quindi questo switch HDMI a tre ingressi lo torno indietro perché sono ancora in tempo di fare il reso. Solo che ho appena fatto la cazzata di scollegare tutti i cavi che erano collegati allo switch e adesso non mi ricordo più quali sono. Quindi mi tocca provare uno ad uno per vedere qual è il Mac. One eternity later. Ok, sono riuscito ad identificare tutti i cavi, adesso metto il coperchio e accendo. Ok ragazzi, a primissimo impatto la differenza dal Full HD al 2K si vede subito. Mamma mia ragazzi, non pensavo si notasse così tanto. Non oso immaginare al 4K, al 6K, all'8K. Ok, sono appena andato nelle impostazioni a vedere la risoluzione che mi dà e infatti mi dà 2560x1440, che è la risoluzione di questo monitor qua. Comunque secondo me dal video non si percepisce bene la differenza tra i due monitor, però adesso provo a collegare il Mac a questo qua e la differenza si fa vedere. Ecco qua, come potete vedere questo monitor ha una risoluzione di 1920x1080 e si vede anche tutto un po' più in grande, appunto perché ci sono meno pixel. Cioè, per l'amor di Dio, un monitor in Full HD va comunque più che bene. Però la differenza tra uno in Full HD e uno in 2K o 4K o quello che volete
si fa notare. Adesso sono curioso di vedere se accendo la play e vado nelle impostazioni se posso vederla effettivamente in 2K. Comunque il tasto per cambiare sorgente, andare nelle impostazioni eccetera, a differenza di questo che ce l'ha qua dietro, questo qua ce l'ha qua sotto. Vedete, c'è tutto il menu che vi fa vedere il refresh rate e tutto. Ok, a primo impatto non noto differenze. Proviamo ad andare nelle impostazioni. Ah, ok. La Play 4 Pro non supporta 2K. La risoluzione massima è 1080 e poi passa direttamente a 4K. E se non erro anche con la Play 5 sarà così, però molto probabilmente uscirà un aggiornamento che permetterà anche il 2K sulla Play 5. Speriamo. Però se andiamo nelle impostazioni, come potete vedere il refresh rate si è aggiornato a 144 perché ha capito che stiamo giocando, anche se la Play 4 Pro non sviluppa più di 60 fps. Ok, li ho spostati, li ho messi al centro, l'ho testato un po', il 2K ovviamente si fa notare e adesso aspetto che torni disponibile la Play 5 per prenderla e giocare finalmente a 120 fps. Esteticamente sono praticamente uguali, cambia veramente di poco la cornice qua sotto, è leggermente più sottile di 2 mm e i due supporti sono leggermente diversi. Ma come vi avevo detto prima, a breve andrò a comprare un braccio per due monitor che andrà al centro e quindi questi due supporti non ci saranno più. Ovviamente tutti i prodotti di cui parlo nel video li lascio qua sotto in descrizione. Quindi in poche parole, il Mac lo uso su questo monitor qua nuovo e lo uso principalmente per editare video con Final Cut e foto con Photoshop. Invece per quanto riguarda la Play 4 Pro che ho adesso, che presto verrà sostituita dalla 5, la userò sempre con il monitor nuovo. Anche se ora come ora con la Play 4 Pro potrei usarla tranquillamente su quello lì, però con la 5, dato che sviluppa più FPS, uso quello lì. Invece il portatile Windows lo uso collegato a questo monitor qua. E solitamente con quel portatile lì o streammo, quindi mi metto Streamlabs qua bello in grande mentre gioco su questo monitor qua alla Play, il tutto collegato con Elgato, oppure quando faccio qualche disegno su AutoCAD eccetera. E vi spoilerò che mi è venuta in mente un'idea un po' pazzerella per quanto riguarda la postazione, ma vedrete tutto a breve sul mio canale. Quindi che dire, se volete un monitor in 2K, pensato anche per il gaming, questo qua a mio parere è un best buy. È molto bello esteticamente e ha lo schermo curvo. Se invece volete un bel monitor, ma non vi interessa il 2K, avete una console che non sviluppa più di 60 fps, andate su quel monitor lì che anche quello lì è più che buono. E sul mio canale trovate anche il video unboxing di lui. E invece per quanto riguarda il portatile Windows, se le streaming sul canale Viola andranno bene, penso che lo sostituirò con un bel computer assemblato. Ma vedrete tutto sul mio canale. Ah sì, dimenticavo. Ah. Ora direi molto meglio. Solo che quello lì arriva a 60 Hz e adesso direi di andarlo a montare.